Sono tornato alla piazzola di Scopeti, Firenze, San Cascianan Val di Pesa, per controllare appunto questa cosa qua, che non era mai uscita fuori, che con tutta probabilità è una strada etrusca. Noi ora andremo più su, dove avevo già individuato altre pietre. Eccole qua. Eccole qua. Andiamo ancora più su. La strada continua. Molto scivolosa. Qui c'è il monumento un po' artigianale dei due poveri francesi. Con tutta probabilità questa strada portava un tempio rupestre, un altare rupestre, infatti prosegue in questa direzione, eccola qua. Proprio dove ho avuto informazione che è stata ritrovata una strada etrusca. Questa è una strada che è riaffiorata dopo le piogge incessanti di questo ultimo periodo. E qui ve la faccio rivedere. Si tratta di quella strada villanoviana o etrusca, eccola qua, di cui si parlava diversi anni fa. Anche in diversi articoli che sono usciti, e un ricercatore aveva trovato questa strada. In questa direzione, poi se scendiamo giù c'è un fiume, c'è quella famosa fonte che è stata ripresa anche nel film Il mostro di Firenze, ma a quello che ci interessa a noi è questa strada etrusca, eccola qua, la stiamo calpestando. Questa è proprio una strada etrusca che prosegue fino a qua, prosegue. E poi gira, eccola lì, gira e va all'interno del boschetto. A noi oggi interessava soltanto questo. Eccola qui. Probabilmente riprendeva la via Francigena, che poi successivamente è stata elaborata e costruita dai Romani, che poi portava alle strade principali. Io quando sono stato con Massimiliano e Stefano qualche sera fa, ovviamente aveva piovuto molto forte e qui queste pietre erano affiorate in maniera molto visibile. Ora la sabbia, questo è un posto sabbioso, non melmoso, ma sabbioso. È una cosa stranissima perché di solito c'è il fango, qui c'è invece la sabbia. Di qua c'è una villa che si vede, ma quello che ci interessa a noi è proprio questa. Eccola qua, la strada etrusca. Eccola qua, lavorazione etrusca, tipicamente delle zone della Bassa Maremma che noi visitiamo. Eccola qua, ve la faccio rivedere, percorre questo sentiero. E questa è la nostra strada. I dubbi che avevo
me li sono tolti. La nostra strada etrusca riaffiorata dopo le forti piogge. Eccola qua. Eccola qua. Prosegue e poi finisce qua. Probabilmente andava in direzione strada e scendeva in questa zona. Guardate, queste sono lavorate, si vede benissimo. Chi lo sa cosa c'è sotto. Era più che doveroso tornare. Guardate, questa è proprio una lavorazione tipicamente etrusca o villanoviana, come troviamo nella Bassa Maremma. E questa è una strada antichissima che portava probabilmente a un altare rupestre o un tempio. Comunque sia, non è a caso. Ricordo a tutti che qui siamo nella piazzola degli Scopeti. Eccola qua.